Dal 16 al 19 maggio 2012, il movimento Occupy ha manifestato in Germania a Francoforte, sede della Banca Centrale Europea, organizzando una serie di cortei e atti dimostrativi pacifici, raggruppando oltre 20.000 persone provenienti da ogni parte d'Europa. Secondo quanto riportato dai media e dalle testimonianze dirette dei partecipanti, l'intera città è stata presidiata dalle forze dell'ordine, che hanno impedito di fatto a migliaia di cittadini europei di esprimere il loro disaccordo sulle misure di austerity che gli attuali governi europei vogliono imporre e che si attuerebbero in modo tale da generare condizioni di vita inique, disoccupazione e precarietà che accentuerebbero a loro volta il livello di povertà. Si è trattato essenzialmente di una manifestazione di protesta che ha cercato di riunire gruppi e movimenti di varie correnti e nazionalità. Analizzando con spirito critico questo senso comune di protesta, si può notare come questa lotta, nonostante rappresenti un'importante presa di coscienza popolare sull'inefficienza dell'attuale sistema socio-economico, sia stata poco ascoltata a causa dei mass media italiani che l'hanno quasi ignorata. La manifestazione, inoltre, per come è stata concepita, non ha espresso con chiarezza soluzioni. Ha protestato contro la BCE, ottenendo però ben pochi risultati. La Banca Centrale Europea e i relativi governi, infatti, continueranno ad adottare incuranti la loro politica di austerity, anche dopo aver assistito a questa straordinaria manifestazione. La strategia da adottare è pertanto quella di concentrarsi sulla soluzione piuttosto che sulla protesta. Facciamo un esempio. Ognuno di noi pretende un lavoro, magari un posto fisso, ma la forza lavoro degli esseri umani viene sempre più sostituita da quelle di macchine automatizzate e di computer. E questo avviene in tendenza esponenziale, causando disoccupazione. L'evoluzione tecnologica sta estromettendo il ruolo degli esseri umani dalla propria forza lavoro economica. A che serve quindi protestare per chiedere un lavoro garantito per tutti, se il lavoro umano di fatto è sempre meno necessario per produrre beni e servizi? Inoltre, laddove l'automazione non arriva ancora a togliere posti di lavoro, ci pensa la manodopera a basso costo in paesi come Cina e India, dove i lavoratori percepiscono salari molto bassi. Non servirà a nulla protestare e lamentarsi. Sarà più utile concentrarsi sulle possibili soluzioni e di cosa davvero abbiamo bisogno. Se tutti avessero accesso gratuitamente alle risorse necessarie per soddisfare i propri bisogni primari, il lavoro potrebbe essere visto come una scelta facoltativa. Siamo in grado di dimostrare che la tecnologia attuale è già in grado di produrre cibo e bisogni primari per tutti, escludendo quasi del tutto la manodopera umana. È importante garantire una sopravvivenza dignitosa a tutti gli esseri umani, senza porre il ricatto di svolgere un lavoro a tempo pieno per sopravvivere, sacrificando la propria vita, il proprio tempo, che si potrebbe invece dedicare alla propria famiglia, al riposo, alla propria creatività o allo svago. Il tempo è l'unica risorsa che non torna più. Per risolvere la crisi bisogna porsi in una prospettiva diversa da quella a cui siamo abituati e prendere in considerazione molti più fattori che un tempo non erano visibili o a cui si attribuiva un'importanza minore. La crisi economica non verrà risolta finché noi non cambieremo modo di pensare.